Chiese cattoliche nella messa in cena Domini durante la liturgia del Giovedì Santo ha rivissuto il gesto della lavanda dei piedi, di cui dà unica testimonianza evangelica il racconto di Giovanni che narra di Gesù. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Così è stato nelle chiese di Pistoia, nella cattedrale di San Zeno, per la cerimonia officiata dal vescovo Mansueto Bianchi all'APR, l'Associazione Pistoiese per la Riabilitazione nel centro di San Biagio, dove questo gesto antico, ai piedi di persone che in tanti casi sono incapaci di compiere anche il più semplice dei gesti, illustra al meglio i suoi significati, che sono diversi e vanno al cuore stesso del credo cristiano, illuminando nella storia umana il volto di Dio, che si rivela nel chinarsi davanti all'uomo, nel suo essere amore, in un'accezione un po' diversa da quella di puro sentimento apparentemente oggi imperante. Nel più infimo dei servizi, più grande tra gli uomini, Dio fatto uomo, si svuota di se stesso rovesciando l'umano amor proprio in dono per gli altri. Una lezione che parla al potere, per trarne un'implicazione immediata, spostandone il senso dal dominio al servizio, ma che ancor più in profondità illumina anche il grande, altrimenti inesplicabile mistero del credere cristiano in un Dio che si incarna e entra nella storia dell'individuo umano, un microbo sulla scala della Terra, a sua volta granello di polvere nell'infinito universo. Perché questo rivela prima di tutto il gesto della lavanda dei piedi, il rovesciamento della logica divina rispetto a quella umana. Non essere costretto da ciò che è più grande, ma essere contenuto in ciò che è più piccolo, questo è divino. Recita la scritta sul sepolcro di Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore dell'Ordine dei Gesuiti. Per questo oggi, nelle carezze fatte a un bambino da Papa Francesco, che da quell'ordine viene, molti cristiani vedono ancora una volta il volto di Gesù. Per questo sono i più piccoli per il mondo, gli ultimi, nel rovesciamento del Vangelo, i più grandi, i primi.